Buonasera, buonasera di nuovo, in diretta per questa trasmissione completamente improvvisata, come vi avevo annunciato, con un inizio diciamo in forze, poi invece abbiamo avuto una conferma, ma resta comunque improvvisata e siamo in collegamento con Silvana Bononcini. Grazie Silvana di essere con noi, da qualche settimana in video, finalmente l'abbiamo fatta. Perfetto, allora... E con Silvana ovviamente questa è la parte pur improvvisata però di opinioni un pochino sulle vicende politiche di cui l'Italia è in qualche modo protagonista e nello stesso tempo vittima, io oserei dire, e molto vittima. Allora guardando un attimino gli ultimi diciamo titoli sui giornali online, qua si parla di scissioni e divisioni dell'atomo, ci sono varie scissioni. Silvana, tu hai notizie forse più fresche, che cosa ci vuoi dire? Io ho notizie dagli ultimi telegiornali e dall'ANSA, che la parte cattocomunista e affarista del Pirellone di Scelta Civica ha deciso di scindersi ancora. E in più ho visto Casini da Porro e ho visto Alfano che ha dato il ben servito a Forza Italia. Per cui tutto di vecchio, nel senso che probabilmente sperano di fare una destra. E una destra popolare che a mio parere è improponibile perché il tempo, gli eventi corrono e la politica è molto lumaca e penso che la gente a questo punto sia molto frastornata, anche se i giornalisti non sono da meno di questa classe politica. Io personalmente ero già molto contento di aver perso Casini, perché era proprio una cosa che avevo qui, ma non solo io. Comunque, quando Casini ha deciso di fare altro, ma era tutto ben studiato. Questi sono antichi, e sono antichi purtroppo come molti, e quindi l'hanno studiato a tavolino. E c'è stata una concatenazione degli eventi stasera. Io non è che sia una fine politologa, sono solo una persona che si è sempre appassionata di politica e ha visto e nota alcune cose. Poi magari domani c'è tutto, mi smentiscono completamente, però stasera io avevo deciso da persona che vive normalmente, di andare a dar da mangiare i bici della mia colonia, mentre porterò stivali, io sono a 800 metri, qui piove e non è proprio esattamente una bella serata, però commentare quello che sta succedendo era troppo ghiotto, divertente se non deprimente, perché è tutto vecchio, ci appelliamo al nuovo, vogliamo il nuovo, è tutto vecchio, ma è tragica anche la cosa perché questi ancora probabilmente ragionano su un bipolarismo o un tripolarismo, perché c'è anche Grillo che è molto attivo, però di politica almeno per quello che intendo io, che è l'amministrazione del bene comune, non c'è un accidente di niente. Io, vabbè, fammi le domande che meglio. Allora, intanto a questo punto dovrei portare le scuse di Libri TV ai gatti che stanno aspettando a questo punto che si saranno pure affamati, è colpa di Libri TV, e quindi speriamo che ci scusino. Però sì, in effetti... È la mia parte animalista, perché è una cosa che ultimamente
mi ha preso, ma è lo stesso motivo per cui sono radicale, nel senso che non riesco a voltarmi dall'altra parte e quando ci sono delle persone, degli esseri indifesi, non le ritengo persone, però sono esseri scienzienti con un loro carattere, con, e amo gli animali, senza essere una spericolata animalista, quindi gli vado a portare da mangiare, e stasera persino degli antibiotici, perché alcuni non sono proprio in forma. Comunque, procediamo sul lato politico. Sì, sì, no, beh, insomma, era doveroso. Ovviamente tu che come Libri TV, il pubblico di Libri TV ormai ti conosce, sei diciamo coinvolta nell'area diciamo liberale e libertaria che fa capo o faceva capo, adesso questo poi ci direi tu un pochino, a Benedetto Della Vedova, che ha avuto diciamo anche lì una serie di, in questi ultimi anni, di vicissitudini, di appartenenze diverse, se così possiamo dire, e ha seguito Fini, poi Fini adesso mi pare che era un pochino si era ritirato, però adesso che ci sta Berlusconi, che sta in calo, viene chiamato come opinion man sul, parlando della decadenza di Berlusconi. Quest'area secondo te liberale, secondo te libertaria, liberale, potrebbe trovare una casa in queste evoluzioni? Nel frattempo peraltro si è scisso, pare, anche definitivamente il PDL con Alfano che ecco appunto qua la regia ci agevola subito l'articolo in cui appunto compare Scelta Civica verso la scissione, stessa cosa per il PDL, insomma i liberali oggi dove potrebbero trovare casa secondo te? Andiamo, dipende da come dalla realtà di chi è liberale e da chi si definisce liberale, perché tanto che sentiamo parlare di liberali, ma in Italia c'è veramente poco, almeno per quello che è il mio convincimento. E io ti posso spiegare il discorso della scelta, ma è la mia interpretazione, però sono amica di Benedetto da molti anni, penso che sia il motivo per cui se Fini realmente, e se Berlusconi non comprava quei senatori, quei deputati, se cambiava la situazione nel PDL e nel governo, soprattutto se ricordo bene, era un cambiamento grosso, era, cioè Fini è assolutamente diverso da Berlusconi, ha un passato di un certo tipo, però tante posizioni le ha cambiate, poi si porta sul groppone la paternità di due leggi che sono veramente obbrobriose, la Fini Giovanardi e quella sulle immigrazioni, quindi è una cosa, ci sono colpe e lati positivi. Io so che Benedetto ha parlato molto con Fini e io continuo a fidarmi di Benedetto, perché la mia scelta di seguirlo è stata convinta e non mi ha ancora deluso. E quindi adesso so che è con Monti, perché l'ho visto, lo so, e non so cosa succeda, perché è tutto un percorso, una cosa da ricostruire probabilmente, però sono meno furbi, ma questo mi va molto bene. Cioè se il confronto è con certi personaggi è molto radicale, nel senso che è la capacità di dire ricominciamo da capo, e per quello che conosco io, Benedetto, Carmelo, le persone che sono andate qui, tre gatti in croce, perché anche per Pier Camillo Falasca, Marianna Mascioletti e altri, Alessandro Caforio, sono tutte persone che hanno comunque seguito in questa avventura Benedetto in Libertiamo,
in strade online, supportandolo, perché questa è l'unica cosa che c'è, un web magazine che supporta un certo tipo di politica, probabilmente di nicchia, però sono tante nicchie, amici. Io sto guardando tante nicchie. Oggi è arrivata una mail, sono iscritta anche, non sono iscritta, ho chiesto l'iscrizione alla newsletter di Fare per fermare il declino, e anche lì molte cose stanno crescendo, quindi c'è un fermento, bisogna vedere se le cose si riescono a unire e che cavolo di legge elettorale faranno, cosa resterà, cosa succederà. È inutile fare un programma perché è un terremoto in questo momento, quindi parlare oggi di quello che succederà domani, io sono sicuro che domani faccio alcune cose, ma politicamente la persona che non è dentro alla politica, a mio parere, spegne il televisore e manda a quel paese tutti quanti, cioè, oppure va ai comizi di Grillo, si diverte, dice che bravo, però questo personaggio non rappresenta quello che io, quello a cui io aspiro come cittadina che spera in un paese liberale. Poi dicono che io lo odio, che no, la mia analisi, la mia visione, Grillo e Casaleggio per me sono due puffi, sono il gatto e la volpe, però li eleggono, gli danno forza a questo movimento. Io vedo i ragazzi, sono animati da un attimo, da tanta buona volontà, ma sparano tanti di quelle cazzate che, cioè, è insopportabile, veramente dei puffi. Beh, comunque, peraltro ci sta anche un giornalista economista che si chiama Paolo Barnard, che abbiamo avuto su Libre TV, che in questi giorni li ha bacchettati in un articolo, sia Grillo, sì, che Casaleggio, peraltro dicendo, se non sbaglio, l'hai letto, che praticamente i grillini, insomma, i ragazzi che sono lì eletti, eccetera, sono migliori dei due leader. Ma Paolo Barda non è esattamente la mia passione, io sono al lato opposto della sua analisi, quindi il problema è che qui tutti si improvvisano grossi esperti, la politica occorre anche molto studio, molta militanza, perché è molto discernimento. Per me oggi in Italia ce n'è poco, perché in effetti il mondo dell'informazione è quello che è, il giornalismo lasciamo perdere, perché oggi c'è una deriva molto così pseudo-democratica. A mio parere occorre ragionare e occorre, guarda, per me è un grosso casino la sintesi. È un grosso casino, sì. L'Italia nel frattempo subisce questo. E allora vediamo un pochino un po' la tradizione dalla quale provieni tu, da quale in qualche modo immeritatamente, per carità, anch'io mi ascrivo, che è quella radicale. Come in qualche modo secondo te sta affrontando questa Italia che cambia con queste emergenze, con questo modificarsi di panorami e di scenari in continuazione? C'è un convincimento su alcuni, in alcuni, che sono quelli che fanno capo. Allora, io premetto, io non sono né pro Pannella né contro Pannella, ma sono con Pannella. Ci sono, perché gli devo riconoscenza, ci sono perché io sono una sua compagna, lo sono anche quando non sono d'accordo con lui. Io non sono iscritta a Radicali Italiani, però alcune cose le ho seguite, perché non sono obiettiva, perché non ho seguito tutti gli interventi,
però quell'accidente di conferenza stampa non mi è piaciuto, mi ricordava il nulla, cioè andare a dire a un congresso che il nulla è offensivo, è stato offensivo e non mi è piaciuta, e dubito che Marco guarderà questa trasmissione, questa mia parte. Ma speriamo di sì, ovviamente. Sì, gli voglio molto bene, però qualcuno gli dica da parte mia, glielo dirò io se avrò occasione, che è stata una brutta conferenza stampa. Detto questo, l'analisi probabilmente che fa, da quello che ho capito anche, è che a suo parere il problema giustizia e amnistia è il più importante. Io sono convinta, e mi sono iscritta al Transnazionale quest'anno perché molti temi che hanno affrontato i radicali, tutti i radicali, anche quelli che mi sono antipatici, però lo hanno fatto perché l'intellettuale collettivo, il lavoro politico collettivo così incasinato però efficace è veramente molto grande, grosso, per cui ho fatto questa iscrizione perché sono radicale, quindi è un fritto misto anche lì, però ci sono anch'io, non sono i radicali italiani. Detto questo, ho visto probabilmente altri, anch'io, credo che prima, se c'è una certa libertà economica in un paese, poi ci sono tante altre libertà, non perché il denaro altro, ma perché la possibilità di non essere asfissiato dal contingente ti rende un attimino più libero. Se tu non hai il problema di dire domani cosa mangio, ma dici domani posso fare la spesa, domani hai tempo anche di essere più serena per fare un'analisi più serena. Se sei invece con 500-600 euro al mese disoccupato, incassato, tutto, cioè quello che è una gran parte, i poveri, perché ci sono anche quelli che vanno alla Caritas, quelli non hanno la libertà di documentarsi e ragionare, per cui per me, se il paese economicamente è, non dico ricco, però sta bene, probabilmente al tempo anche di fermarsi lì e di ragionare più serenamente. Poi sai, la globalizzazione ha cambiato tutto, gli schemi non sono più gli stessi, internet sta cambiando tutto, ti manda un miliardo di informazioni e rischi anche di perdere la bussola, perché sono tante le cose, se non hai una barra ben dritta e perdi anche, o dici, oh, che cavolo, dov'è la realtà delle cose. Io la cosa su cui ho navigato di più è stata la zattera di Piero Welby, è stata una zattera molto bella su cui continuo a navigare, mi ricordo il suo, perché era un amico, perché è stato un politico, perché è stato una persona eccezionale, perché non deve morire la sua speranza di arrivare ad alcune cose, perché la prima iscrizione ai radicali di Piero l'ho raccolta io, perché Mina Welby, che ha 75 anni, è là come va, che gira come una trottola per continuare una battaglia. Cioè, ci sono un'infinità di cose che viaggiano in modo molto più rapido di prima. Probabilmente una parte dei radicali, Marco stesso, non li capisce molto. Però nello stesso tempo prende delle puntature, ha delle buone visioni. Quella sull'amnistia e sulla giustizia per me è una visione, non è l'unica. Chiuso, perché tanto
non essendo iscritto ai radicali italiani, non posso dire di più. È certo che no, avrei... secondo dottrina, fermati, radicali italiani è soltanto uno dei componenti, quindi voglio dire, sei radicale anche se non sei iscritto a radicali italiani, e poi, ma poi ci mancherebbe che uno non può parlare perché non è iscritto, io sarei il primo a non doverne parlare. No, allora se posso parlare, non so chi altro, e non avrei votato come segretaria Rita Bernardini. Presentate in quel modo. Amen. Ognuno ha le sue preferenze, certo è stato sì un... Poi c'è il famoso, la famosa cosa che ci ripete sempre Marco, che i mezzi prefigurano i fini. Non è stato un bel mezzo, insomma, quello forse. Ma io non ho seguito tutti i lavori, non ho seguito tutti gli interventi, non ho seguito la direzione, ma in parte mi è stata raccontata. E una persona che si fa... è presente a una conferenza stampa in cui viene detto che un congresso è il nulla, però accetta la candidatura di questo congresso, vabbè, fatto candidatura proposta da Emma Bonino, anche la quale crede in radicali italiani, ha una visione diversa da quella di Marco, e mi risulta che abbiano un po' discusso animatamente e altro. Cioè, io Silvana non avrei accettato di essere la segretaria in quel modo, e vediamo cosa succede, nel senso, la mia iscrizione è stata fatta pur sapendo che non sono tanti, e il lavoro transnazionale o il partito transnazionale so che non un po' così in alto mare, per essere buona, e spero e sento tanti giovani anche nuovi, vedo facce nuove che non ho mai incontrato, che conosco, per dirti, perché tu fai le interviste oppure su Radio Radicale, sui video della radio e altro. Io spero che Valerio Federico e che Rita e che Laura, che comunque sia una 93enne, però telematicamente è molto avanti, riescono anche a attrezzare il partito di questo strumento che è l'area telematica, la profondità e la novità, sia per trovare fondi che per aggregare persone, per fare conferenze in Skype e non dover andare tutti a Torre Argentina salassandosi ogni volta. Ci sono stato nel comitato, quindi so i costi, la gente ha pochi soldi, probabilmente fare una conferenza a casa sua, studiando come fare, perché se non le puoi fare così numerose insieme le inventi, però le fai lungo una settimana, fai un comitato, ti devi inventare qualcosa di meno dispendioso, perché i costi radicali sono altissimi di chi vuole essere dirigente, e per me non sono più utili da usare adesso, in un momento in cui è una grossa crisi economica sia per i giovani che per i meno giovani. Cioè la politica, a mio parere, deve costare un po' meno, poi sai. No, ma sì, infatti ne parlavamo proprio prima con Claudio Barazzetta, quando in qualche modo, commentando il congresso, ho accennato al fatto che ho visto molti militanti, a prescindere che siano più o meno dirigenti o che emotivamente provati, addirittura chi piangendo faceva il proprio intervento,
e che a parte, diciamo, a monte di quello che possono essere le antipatie personali che spesso hanno avuto un gioco purtroppo, hanno avuto una parte, ma c'è stata una moltitudine di persone che è venuta per pura empatia, sopportando le spese, anche se calmierate dalle convenzioni con gli alberghi, per 3-4 giorni, vuol dire che insomma si sente coinvolta in una storia che ha una, insomma, antica e anche gloriosa. È un patrimonio umano, ecco, che bisognerebbe cercare di non mortificare, magari, ecco, ma di stimolare, ma anche di gratificare un po' di più, secondo me. Io non so che dirti, perché al di là del ruolo del comitato non sono andato, nessuna mi ha proposto, e poi non ne avevo né tempo né altro, perché lavoravo, lo dedicavo tutto, cioè il lavoro a Torre Argentina di chi ha ruoli è infernale. Io non avevo il fisico, non ho il fisico per mantenerlo, cioè voglio anche vivere nel frattempo, ho famiglia, degli affetti, ho degli animali, quindi non posso vivere solo di quello. Sono passato da Torre Argentina, sono stato lì un po', ho visto i comportamenti di un gruppo piccolo e alto. Conosco molte persone, so che nell'insieme hanno valore e so che nell'insieme e che nessuno si metterà mai contro Marco. Perché ho sentito un po' di direzione, però stavolta e alcuni gli hanno detto delle cose e lui le ha anche probabilmente ascoltate. Poi vediamo cosa succede, perché è tutto da vedere. Io spero un grosso successo in Basilicata, però quando ho visto piombare Grillo ho qualche dubbio. Comunque, abbiamo fatto l'apertura della Virgola proprio su questo, su queste elezioni in Basilicata, con questa lista Rosa nel Pugno, che speriamo ovviamente vada bene. Avremmo voluto avere, come tu sai, in collegamento la candidata governatore, insomma, Elisabetta Zamparutti, non ci siamo riusciti, spero di aver fatto un lavoro degno. Nel frattempo dalla regia e dalla chat vengono interazioni stimolanti per te, che dicono che anche volendo sei troppo giovane per fare la presidente di Radicali Italiani, quindi... No, ma ci riuscirà bene. Ci riuscirà bene, ho capito. Cioè, ragazzi, bisogna ridere. Ma sì. Bisogna ridere. No, io e Laura abbiamo litigato su Facebook, non so perché, non me lo ricordo neppure più. Ma non è quello, conosco Laura e mi ricordo quante direzioni, quanti tavoli di presidenza ha retto, quante cose ha fatto, che pezzo di storia. Poi non ho sentito il suo intervento che Marco ha così richiamato. Conosco Laura, quindi so che e conosco anche la capacità dei compagni di sopportare queste figure, perché si litiga e poi alla fine si torna insieme a combattere. Ecco, io devo prendere su pallina, perché la poveretta non sta bene e oggi siamo andati al veterinario, quindi volle coccole. Comunque, grazie per il giovane, perché mi serve ormai. Ma sì, no, comunque sia, ringraziamo Laura Arconti, che sicuramente ci vedrà in questa intervista quando sarà postata, in questa, diciamo, conversazione. La salutiamo, ciao Laura, e l'abbiamo intervistata al congresso, ci ha rilasciato una dichiarazione, speriamo di riaverla su Libri TV. A questo punto ringraziamo anche te, ti lasciamo ai gatti
che sono diventati ormai famelici. Auguriamo loro ovviamente tanta salute, anche a Pallina la salutiamo. Grazie a Silvana Bononcini, grazie a voi che ci avete seguito. Io restituisco la linea alla regia. Grazie ancora. Buonasera a tutti. Ciao Silvana.